Allora, dunque, è successa una cosa incredibile. Ieri, cioè, non credevamo ai nostri occhi, va bene? Non credevamo ai nostri occhi, è una cosa proprio. Io sono rimasto senza parole, non so te. Uguale? Sorpresa. Allora, intanto facciamo una premessa. YouTube, come anche Facebook, come anche Twitter e così via. Da quando è iniziata questa roba dell'epidemia di virus, no? Si è divertito, per così dire, a censurare vari video, no? Vari video e soprattutto vari canali. Ora, il primo di tutti, diciamo quello più bersagliato, è BioBlu, no? Non so se tu conosci. Perché BioBlu ha fatto passare diversi personaggi, insomma. Che diciamo mettevano in dubbio la versione ufficiale, no? Del virus, insomma, vabbè. E quindi che è successo? È successo che a un certo punto è stato censurato, cioè hanno censurato dei video, no? Ora gliel'hanno censurato un altro e sembra che alla prossima BioBlu praticamente venga espulso, cancellato da YouTube, no? Questo è il risultato di fare, diciamo, informazione non allineata, no? Non sempre seguendo la corrente, come dire, dominante, no? Infatti mainstream vuol dire proprio quello, eh? La corrente principale, no? Non sempre seguendo il solito il coro di regime, ma diciamo cercando di magari altre spiegazioni, un'altra versione, no? Cercando di così diffondere, di comunicare un'altra versione. Ecco, a YouTube sta roba va bene perché addirittura mi pare la AD, cioè mi pare l'amministratrice delegata, no? Di YouTube, si chiama, mi pare, Susan Wojcicki, vorrei sbagliare, c'è un nome polacco. Dell'Europa orientale, ci ha detto chiarettondo, dice noi, dice facciamo chiarezza, tutti i video che metteranno in discussione la versione ufficiale dell'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, saranno spianati, cioè proprio, come dire, fatti secchi, no? Poi aspetta, è stata la volta anche di fare di Radio Radio. Che mittente abbiamo visto trasmette anche in Toscana sul digitale terrestre, canale 676 qui a Firenze. No? Abbiamo visto ieri, bello, chiaro, pulito Radio Radio. No? Radio Radio era stata accusata addirittura di cose infamanti, però poi è stata, diciamo, era stata oscurata. Poi, però, di fronte a. Poi, questi hanno fatto anche causa, mi pare. Hanno fatto causa per diffamazione o calunni o cosa del genere. Quindi, e si è stata, diciamo, frettolosamente il canale ri riaperto, no? Poi è stata la volta, mi ricordo mi pare anche di Vox Italia, no? Vox Italia che aveva il canale monetizzato, no? Facendo, che cosa succede, cosa significa monetizzazione? Significa che se tu riesci a ottenere un certo numero di visite, di contatti, di visualizzazione, allora praticamente puoi chiedere la monetizzazione, cioè YouTube ti paga, va bene, ti paga e magari ti manda della pubblicità, insomma, vabbè, comunque ti paga. A un certo punto hanno intervistato un medico, il quale, se non erro, sostiene una versione non conforme a quella dell'OMS, no? E mi pare che questo medico abbia detto addirittura che secondo lui il virus è artefatto, cioè nel senso non è naturale, è di laboratorio, manipolato. Va bene. Allora, questi che hanno fatto di YouTube gli hanno levato la monetizzazione a Vox Italia. Già poverini questi, diciamo, si reggevano solo le donazioni e con questa amenazione, con la monetizzazione dei video, ora invece hanno solo le donazioni degli utenti, va bene, dei videospettatori. Ecco, poi ultimamente sta anche il caso addirittura di Marcotti, noto esperto di finanza, no? Antieuropeista, va bene,
che a un certo punto lui ha pubblicato un video, riguardante il caso delle morti in Norvegia, subito dopo, non so se tu l'hai sentito parlare anche te, no? Mi pare... Focolaio, sì. No, non è un focolaio, è Ah. in Norvegia, in una RSA, cioè Sì. in una casa di riposo, hanno vaccinato alcuni anziani. Questi anziani subito dopo sono morti, ora non mi ricordo quanti sono, 13, 26, non mi ricordo. Ma insomma, comunque, diciamo un certo numero di anziani. Allora, chiaramente tutti si sono posti la domanda, no? Dice, come mai questa morte così? Cioè, perché se ne muore uno, due, vabbè, ma addirittura 13, 13, minimo 13, se ho Sì. capito bene. Va bene, allora praticamente lui chiama, non ha fatto, Marcotti non ha fatto altro che riportare le notizie dalle autorità sanitarie norvegesi, e questo è, nonostante tutto non è bastato, YouTube ha censurato anche, cioè ha eliminato il video, e primo richiamo, cioè il terzo richiamo c'è il cartellino rosso, cioè loro ce n'hanno tre di cartellini, uno giallo, uno arancione e uno rosso, un po' come l'Italia ora, visto Sì, com'è l'Italia, eh? Giallo, rosso, arancione. Ecco. Allora dice uno dice, ma allora YouTube, voglio dire, vabbè, tutto si dirà, meno che YouTube sia severa, come dire, cioè che uno adotti severità, cioè appena uno sgarra, no? Appena uno sgarra, subito arriva la mannaia, va bene? La censura, diciamo, è una specie di Catone censore, no? Dei tempi moderni, non so se te lo ricordi questo personaggio dell'antica Roma, no? L'antica Roma, sì. Catone censore, il tecno Catone si potrebbe chiamare, no? Il tecno Catone. Allora, senti che hanno combinato, guardi che hanno combinato questi del tecno Catone moderni, va bene? Guarda che hanno inviato, allora noi, ieri ci siamo sintonizzati su un canale che si chiama Teleitalia, va bene? Teleitalia, e parla di politica, cioè è un professore, non mi ricordo come si chiama, professore, comunque canale Teleitalia, no? Teleitalia sforna, diciamo, tutti i giorni una serie di video, diciamo una vasta produzione di video con notizie di politica interna, no? Quindi praticamente ci siamo messi a vedere questo video, va bene? Che parlava di Conte, della crisi di governo, insomma, il passaggio ai Senato, Camera e Senato e così via. A un certo punto io ho finito il video, ho visto che c'è questo, guarda, ma è una cosa incredibile, guarda qui, guarda che roba, vediamo se si vede. Guarda che roba, è una pubblicità porno, cioè una pubblicità porno, cioè c'è proprio come dire... Un atto, la fellazio, vedi? La fellazio, guarda. Guarda, si vede qua. Ora, io ho messo la figurina lì all'inizio del video, no? Guarda che roba, cioè YouTube praticamente... Allora, YouTube censura magari quelli, non so, che dicono, ma l'OMS a me non mi sembra tanto convincente, no? Mi sembra tanto convincente, ecco. Allora, questi però dice, vabbè, no, l'OMS, se tu critichi l'OMS ti censuriamo oppure ti banniamo, come si dice oggi, ti banniamo, sei bandito dalla piattaforma, però ecco, per quanto riguarda le porno pubblicità va bene, cioè nel senso che lì l'OMS non c'entra nulla, vedete? Cioè, c'entra nulla, l'OMS non c'entra nulla. Allora, non c'entra nulla nemmeno, che ne so, Donald Trump che reclama la vittoria e i brogli, banna, ovviamente banna anche lui, censura, ma da Twitter, però, Twitter e Facebook, non so se YouTube l'ha censurato, ma insomma comunque rientra tutto in questo nuovo, l'hanno chiamato anche tecno-feudalesimo, no? In questo tecno-feudalesimo, allora praticamente, però ecco, voglio dire, YouTube, ma scusa, ma lo sai ci sono anche ragazzini di 10 anni, Minorenni, ma non minorenni a 14 anni e bene o male comincia qualche, non lo so, qualche cosina, cominciano già a darsi da fare, no? Capito? A 14 anni, forse anche prima, ma anche quelli sotto 10 anni vanno a vedere questi video. Voglia. Cioè, ma non ho capito, scusami, perché poi, ecco,
sotto, qui c'è questa figurina, diciamo, a essere gentili, erotica, ma in realtà è veramente, ma è proprio bella spina, anche se è tipo un quadretto, capito? Sì. Tipo fumetto l'hanno messa, Sì. capito? Per attenuare, diciamo, la cosa, capito? E poi, voglio dire, poi c'è sotto il link, quindi se te tu clicchi lì, tu vai a finire a un sito che vende, diciamo, delle pillole, va bene? Vende delle pillole, e però, sono pillole, anche lì c'è un filmato proprio porno, va bene? Quindi, questo è YouTube grandissimo, cioè censurare chi la pensa come te, però se c'è il porno di mezzo va tutto bene, anche perché lì si incassano molti dei quattrini e ciao, non me ne fotto cazzo, come dire, no? Ecco, YouTube è un po' così, non me ne fotto cazzo, va bene? Allora, noi vi salutiamo e magari se fai girare questo video, perché insomma, voglio dire, informiamo la gente su questi... come dire, queste cose, queste curiosità, è una cosa un po' curiosa, no? No, ma mi raccomando, attenzione ai ragazzini che vanno su YouTube, perché poi dopo, ragazzini, ma no, l'ho detto, no, di 14 anni, anche Anche meno. meno. Vai, a presto, di nuovo su questi schermi, sempre più impertinenti, sempre più irriverenti e sempre più Naif. naif. Ciao, ciao.